Orciano di Pesaro, Barchi, San Giorgio di Pesaro, Piagge. Sono questi i borghi del comune sparso di terre roveresche. Vi accompagneremo in questo viaggio sulle tracce del passato, addentrandoci nella storia, godendo degli affascinanti tesori della terra marchigiana. Il comune di Terre Roveresche, che è un comune nato il 1 gennaio 2017, è nato dalla fusione di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro. È un comune di 70 km quadrati, 5.500 abitanti quasi, e è collocato in provincia di Pesaro Urbino. Si trova a 15 km da Fano, dall'uscita dell'A14, e a 12 km da Marotta, qui uscita dell'autostrada A14, quindi facilmente raggiungibile. Si trova in una posizione fortunata perché è a metà strada tra il mare e le montagne. Il comune di Terre Roveresche ha un'economia prettamente agricola. Ci sono tantissime aziende che oggi fanno biologico, ma sono anche attive due grandi zone industriali, una a Schieppe e una a Cerbara, quindi abbiamo anche un margine di attività industriali anche qui abbastanza importanti. Le perle architettoniche che impreziosiscono il nostro territorio ne fanno un gioiello unico ed inimitabile e che aspettano di essere scoperti dai turisti che potenzialmente potrebbero visitare il nostro territorio. I nostri territori chiaramente conservano quella che è la matrice delle loro origini. Si va dagli insediamenti romani, dei borghi murati, fino appunto alla caratteristica dominante dei nostri paesi, che sono centri storici circondati da mura, che ne indicano il loro passato ovviamente medievale, rinascimentale. Il territorio e i centri storici raccontano il passaggio dei Della Rovere, signori di Urbino, da cui si è inteso far derivare il nome del nascente comune. Il viaggio a Terre Roveresche prende il via dalla bellissima Orciano di Pesaro, paese dei Cordai. Le torri malatestiane dominano il varco di accesso al borgo fortificato, raccolto intorno alla chiesa di Santa Maria Nuova, adornata al suo interno con stucchi del Brandani, allievo dell'Urbinate Raffaello. Nella piazza una bellissima scultura di Gio Pomodoro, tra i più importanti scultori astratti del panorama internazionale del XX secolo, si affianca alla tradizione custodita all'interno del Museo della Corda e del Mattone. Nato dalla volontà di preservare dall'oblio del tempo le due attività in passato peculiari del territorio, il museo narra la storia del mattone, oltre a raccogliere una ricca campionatura di corde rispondenti alle varie esigenze d'uso e una collezione di attrezzi artigianali usati per realizzarle. Seconda tappa del nostro itinerario tra i luoghi d'arte e di storia è Barchi. Le strette stradine di Via Mura al Mare e Via Mura al Monte, su cui si affaccia la casa natale del poeta Zeno Fortini, ci restituiscono la bellezza a 360 gradi di un territorio ricchissimo anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Al centro del tessuto urbano, nelle immediate vicinanze dello storico Palazzo Ducale, svetta la bellissima torre campanaria del municipio. Vicina è la chiesa di Sant'Ubaldo o della Resurrezione, risalente al XVI secolo. Il pavimento in marmo rosa del Furlo è solo uno degli elementi preziosi dell'edificio, di cui si conserva l'originale battistero adornato con il simbolo dei Della Rovere. Particolarmente interessanti tra le cappelle sono il crocifisso in legno di fico del 1784 di Giovan Battista Dori e alcuni pregevoli dipinti di scuola baroccesca. Il
Oltre agli eventi culturali, degno di nota è un evento sportivo di carattere internazionale, con le marathon, appunto la maratona che va dal colle di Barchi, 320 metri di altitudine, fino al mare di Fano, che percorre tutti i nostri comuni. Un evento internazionale che annovera 2.300 partecipanti provenienti da tutta Italia e da 10-12 paesi esteri, tra cui anche l'America, che si svolge la prima domenica di maggio da 17 anni. Il nostro viaggio alla scoperta di terre roveresche passa attraverso il borgo di San Giorgio di Pesaro, che per aver dato i natali al poeta Marino Saudelli è conosciuto quale paese del dialetto. Il caratteristico campanile a cipolla della chiesa dello Spirito Santo domina il centro storico, mentre poco lontano dall'abitato sorge la chiesa di San Pasquale Bailon, convento edificato nel 1523. Nell'abside il Cristo benedicente accoglie i fedeli, mentre tutto ricorda l'origine francescana del luogo. A San Giorgio di Pesaro ha sede il Musa. Questo luogo si chiama Musa, Museo Storico Ambientale. Vogliamo riferirci ad un pubblico delle scuole, dalla scuola materna alle scuole secondarie di primo grado, proprio per fare un'azione didattica nei loro confronti, per far conoscere sia la storia che l'ambiente in cui vivono. Qui siamo nel giardino del Musa, da dove comincia il percorso didattico. Si parte dal discorso delle piante odorose per coinvolgere l'olfatto, la vista con appunto tutti i fiori, le piante fiorite, l'uva per coinvolgere il gusto con il sapore. Passando all'interno troveremo appunto il miele e con la vista con tutte quelle che sono le cose che sono in mostra dentro il museo. A partire anche dalla collezione tassidermica, che è un fatto importante del nostro museo ed è una delle più importanti della provincia. L'interno ospita due sezioni che attraverso oggetti e pannelli informativi raccontano due delle attività tradizionali del borgo di San Giorgio di Pesaro, l'apicoltura e la bachicoltura, ovvero l'allevamento del baco da seta. La bachicoltura, una delle attività che principalmente curavano le donne, che permetteva alle famiglie di avere un reddito. Molto spesso si prestavano opere in cambio di generi alimentari, se era in uso il baratto, e la moneta ne girava effettivamente molto poco. Quindi questa era un'attività che permetteva alle famiglie di avere denaro contante a disposizione ed era non poco per l'economia di quel tempo. Attraverso l'adesione al circuito Omero, con supporti in braille, sculture in 3D realizzate e donate da artisti, è permessa la completa fruizione del museo anche agli ospiti non vedenti e ipovedenti. La tappa successiva del nostro viaggio è nel borgo di Piagge, d'impianto medievale, come gli altri tre che compongono il comune. Sulla piazza principale svetta la torre dell'orologio, a ricordo di quando l'abitato era raccolto principalmente attorno al centro storico murato. Al di fuori delle mura, la chiesa di Santa Lucia, da sempre la principale parrocchia di Piagge. I mattoni a faccia vista scandiscono la facciata in due livelli, con nicchie e medaglioni. All'interno si trovano dipinti di rilevante interesse, ascrivibili fra il XVII e il XVIII secolo. Poco lontano si aprono le porte di un posto magico, al di sotto della piazza. Superata la suggestiva sala espositiva, si schiude la misteriosa grotta rupestre. La grotta ipogea è venuta alla luce in seguito ad una ricerca storica che ho svolto su Piagge nel 1996. È un luogo di culto paleocristiano. Più precisamente si può definire una basilichetta rupestre dei primi secoli d.C. Tutto qui sotto è rigorosamente scavato nel tufo. La scalinata e le nicchie semicircolari
poste l'una di fronte all'altra. Un luogo unico, in cui la pianta cruciforme e gli elementi simbolici impressi sulle mura e sulla volta richiamano riti antichi. Venire a Torreravereschi significa venire in un comune immerso nella natura, con un paesaggio veramente bello perché è tutto circondato da delle colline che in primavera sono bellissime, e poi, anche se siamo piccoli, è un comune pieno d'arte, e tra le tante opere che abbiamo, una fra tutte è il Palazzo di Montebello e il Palazzo dei Duchi della Rovere di Urbino, il palazzo che ospitava la linea della Rovere. E quindi ecco, è un piccolo gioiello che possiamo annoverare nel nostro territorio. Arte, cultura, gastronomia e panorami splendidi vi attendono a Terre Roveresche. Riscoprirete la bellezza delle tradizioni regalandovi un rilassante e indimenticabile soggiorno.